Ciao ragazzi, sono Raffo, come va? Stavo pensando, siccome oggi non ho niente da fare, più o meno, perché non andare a fare un giro? Giusto il tempo di preparare due cose. Camera 1, camera 2, questa qua. Il mobile ce l'ho. Il first aid kit ce l'ho. Ingrediente segreto ce l'ho. Una boccia d'acqua. E cosa manca? Ah! Il lupo. Tutto nello zaino. E vado. No. Le chiavi, Raffo, le chiavi. Niente def oggi. Non ci sta proprio. Purtroppo. Sì, piano, 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 piano. Dai, dai. Dentro. Bravo, Lupo. Così. Pigliare questi scarponi è difficile. Per farla in velocità passiamo dal paesello. A fuori il paesello. Bene, Lupo. Per arrivare in un posto aperto, bello. Peccato che ha cominciato a piovere, ragazzi. Ma siete mai stati nel bosco mentre piove? Bellissimo. Ok, Lupo, ci fermiamo qua. Vieni qui. Occhio, occhio che ti fai male. Libera. Ah, subito così. Fa ridere. Poi treno canottiere anche perché ci sono gli sconti adesso del 50-70%. Va bene. Taglia. No, no, non tagliarle, cioè tienile intere. Ecco, vedi di tornare sano e salvo anche col cane. Va bene, ok, ciao. Ciao, ciao. Sì, ho voluto comprare questo nuovo Lambo e niente, vado in giro con questo adesso. Io non so niente di funghi, niente in assoluto, ma mi hanno detto che questo mangiato, ciucciato, ma è un porcino. È proprio scavato completamente all'interno e le lumache intorno se lo sono mangiato. Meglio lasciarlo qui. Spore. Se ce n'è uno, ce ne sono altri. Ma io sono qua per fare un giro. È pieno, tutti stramangiati perché probabilmente sono usciti da qualche notte. Ma io non sono qua per i funghi. Non me ne frega niente, è stato divertente una volta. Ma basta. Oh, io quando scappa, scappa. Cazzo, piove. Posso usare il componente segreto. Che sfiga. Piove proprio qua.
comunque è impressionante perché i telefoni prendono dappertutto. Cerco di capire più o meno dove siamo. Vabbè, c'era anche una strada. Ah sì, dove c'era il trattore. Oh, ma dai. Questa è proprio bella. La vedete, raga? Bellissima. Vai Lupo, vai. E certo, quando guidi in salita, anche se la duna o il percorso fa paura, perché fai sta fatica, ti impegni, perché ti impegni. Mica fai sta fatica. Ero prefissato di arrivarsi fino su. Porca c***a, non ce la faccio. Oh sì, 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 porca pensate. Raffo, al volo. Dimmi. Io ho comprato le scarpe al Dani per questo inverno e gli ho preso un 25. Sì. Ho fatto una cazzata, torno indietro e prendo il 26 oppure no? No, no, va benissimo, 25, brava. Perché sennò gli fa male, ho pensato. Sì, sì, però sì. Brava. Ok. Ciao. Non ti fa mai sentire completamente isolato il fatto che il cellulare prenda sempre? Avrei dovuto fare un po' più di strada in auto per non farlo prendere, ma il giro è andata così. Non mi sembra disabitata. Mi fa una caga della Madonna, sinceramente. Piedi lì, andiamo. Ok, c'è una pendenza divertente, ma per chi ama il bosco, chi ci va spesso, sa che più la strada è bastarda e meno Homo sapiens incrocerai. Sperando che sia sapiens. Dritto di qua. Che è bella tosta. E arriviamo là dove è tutto aperto. Comincio ad avere i pantaloni bagnati. Che rumore deve fare un albero così quando si spezza e cade? Devastante. E questi? Tipo un picchio, può essere? Cazzo, c'ho le gambe di legno. Gamba di legno. Saranno 8-10 gradi, ma questa salita ti fa venire un caldo. Tra l'altro, rispetto a prima, le gambe tipo si sono abituate e vanno. Lupo, che schifezza stai mangiando? Vedere. Insetti anche, gli isopodi. Perché la Vodafone non si f***i suoi e non continua a dirmi che il credito non è sufficiente? Non me ne frega un c***o, sono nel bosco.
Quella faccia lì vuol dire sbrigati. Praticamente lassù non si vede altra montagna, quindi potrebbe essere il punto più in alto. Sono bagnato, fradicio, comincio a sentire la mutanda bagnata. Quando senti la mutanda bagnata, perché sei veramente bagnato. Circumnavigo. Oh, ciò, porcaccia. Che disastro. È tutto così, Però, è veramente un punto alto questo. Pensavo di aver detto una cazzata, invece è vero. Ok. Oh, si scivola di brutto. Ok, raga, è il punto più alto. E quindi sono arrivato. Circa più o meno quasi 3 ore, poco meno forse. Piccolo giro in montagna con Raffo e il lupo. Ciao. È stata proprio una bella giornata. C'è un odore in quest'auto che sfiora l'allevamento di maiali. Sono io, c'è Musa, ci sono le scarponi bagnati, puzza, puzza, puzza.